La sfida di Benevento rappresenta per il Foggia un altro importante test di maturità dopo le 3 vittorie consecutive che potrebbero aver svoltato la stagione rossonera. L'entusiasmo post-rimonta contro il Crotone va trasformato in fervore agonistico per superare un altro ostacolo, forse uno dei più difficili in questo momento. Il match del Vigorito può essere un bivio in vista del rush finale. È una di quelle partite che ci può dare tanto. Dire svolta forse è esagerato, perché poi ce ne saranno altrettante importanti nel breve periodo. Abbiamo 3 partite in una settimana, quindi è una settimana importante. Inizia con una partita stimolante, che è quella di Benevento, con una squadra attrezzata in maniera omogenea. Ercolani è squalificato, Carillo è uscito anzitempo contro i calabresi, Rizzo non sarà a disposizione. Per forza di cose al Vigorito ci sarà una difesa inedita. Bisognerà capire se Cudini si discosterà dal 3-4-3 misto a 4-3-3 visto lunedì scorso, considerato anche l'impegno ravvicinato contro il Picerno. Di Noia torna a disposizione pur non essendo al top. Abbiamo alcune defezioni, quindi vediamo domani quello che metteremo in campo. Oggi mi ha fatto l'ultimo allenamento, sensazioni sono abbastanza positive su alcuni ragazzi, quindi vedremo domani. Il mix tra superstiti della vecchia guardia e nuovi calciatori volenterosi di mettersi in mostra sta per ora pagando. I nuovi stimoli nello spogliatoio hanno portato ad una crescita netta tra risultati e prestazioni. Non poteva essere diversamente. Per venire fuori da alcune situazioni a volte ci vuole stimolo, sicuramente ci vuole predisposizione, ci vuole mente fresca, e sicuramente chi è arrivato dal mercato di gennaio rispetto a chi magari è andato via ha una predisposizione diversa, quindi questo sicuramente ci ha aiutato, ci ha liberato un po' la mente, anche se poi non era semplice venirne fuori.